Buongiorno ragazzi, ben sintonizzati su Fitness Island Udine. Io sono Michele Dri e questo è un video speciale, come vedete anche dal mio abbigliamento. Questo è un video dedicato a tutti gli amanti della ginnastica e del calisthenics e che sto facendo apposta anche per i ragazzi con cui ho condiviso un'esperienza bellissima a fine giugno con Yuri Keki in Trentino. Andremo a fare queste riprese di quello che è stato il riscaldamento che ci ha insegnato Yuri Keki in questo stage che è stato meraviglioso e penso che io insieme a tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato non vedano l'ora di rifare l'anno prossimo. Quindi sarà un video breve ma molto intenso, solo il riscaldamento eravamo finiti durante questa appunto esperienza bellissima. Vi invito quindi a restare sempre sintonizzati sui nostri canali social e internet, YouTube, Instagram, adesso stiamo lavorando fortissimo anche con Instagram TV, il canale YouTube è Fitness Island Udine, spero siete già iscritti, se no provvedete subito, perché inizieremo ad aggiornarvi sempre di più anche nell'ambito di questa disciplina, la ginnastica calistenica. Forza, iniziamo! Benissimo, iniziamo subito con 5 minuti di cardio, adesso ve li sintetizzo. Iniziamo ad allenarci direttamente al mattino, quindi anche per svegliarci era necessario, ci ha comunicato una grande importanza Yuri Keki, l'importanza appunto di attivarsi a livello cardiaco aerobico. Quindi, senza fare tutti i 5 minuti, vi prendete o un tapirulan o uno spiazzo e iniziate a correre. Correre è un'andatura soft, insomma nulla di che, nulla di troppo stancante. Dopo un minuto che state correndo, iniziate a fare un po' di corsa cacciata alta, skip, ok, un po' di andata e ritorno, adesso dipende dove siete, un po' di calciata dietro, cose veramente easy per mettere appunto in circolo un po' di sangue e poi interessante per la circolazione, per la coordinazione, scusate, balzo, hop, atterro sulla destra, hop, atterro sulla destra, hop, atterro sulla destra e al ritorno al contrario. Ok, quindi faccio fermo sulla destra e afferro sulla sinistra. Avanti e indietro, quindi cose semplici, totale 5 minuti, ok? Non di più. Adesso vediamo la seconda parte, quindi qua a questo punto avrete iniziato già un po' a sudare e siete pronti per fare il resto. Okay. Seconda parte, dopo aver fatto cardio alziamo ancora di più il battito facendo un interval training, 30 secondi di lavoro e 10 di pausa. 4 esercizi, 2 giri in tutto, il tempo complessivo è di 5 minuti. Adesso per praticità faccio vedere solo il primo giro, tanto dovete solo ripetere e impostare un'app con un interval training corretto. Gli esercizi che andremo a fare sono i seguenti e in quest'ordine: burpees, affondi alternati, saltelli a piedi uniti sul posto corpo teso, quando li facciamo ve li spiego bene anche la postura da tenere, e poi su un punto di riferimento, una linea a terra, saltelli laterali toccando i glutei coi talloni per anche l'esplosività delle gambe. L'ultimo è il più faticoso a mio parere. Allora, io ho già impostato il timer su 30 e 10, tempo complessivo sarà 5 minuti, però la metà in realtà nel video perché vi faccio vedere solo un giro per non annoiarvi. Allora, 10 secondi di corpo di rovescia. Iniziamo dai burpees, postura corretta, ginnica diciamo, anche nei movimenti. Quindi da qua, giù, corpo teso, salto. Il terzo, glutei contratti, bacino in retroversione, piedi uniti, braccia su, addome chiuso, barchetta. Non si piegano le gambe,
è il piede della caviglia. Cercare il movimento. Chiusi. Glutei duri. Sembra facile, ma quando lo fate ci ripensate. L'ultimo, a mio parere, è il peggiore in assoluto, come fatica. Prendete una linea come punto di riferimento. Mani sui fianchi e salto, tocco i talloni, di tutti quei talloni. Se inizio con un ritmo, devo arrivare alla fine con quel ritmo. Questo è facile e lo può fare praticamente chiunque. Se partite così, dovete arrivare alla fine così. Non vale partire veloci e poi rallentare, come io sto facendo adesso, apposta. Sempre così. Fate un giro. Ne fate due voi. 30-10. 30 di lavoro, 10 di pausa. Usate pure questi esercizi che vanno bene. Adesso iniziamo l'altra parte. Terza parte, quindi ormai a livello cardio siamo a posto. Dobbiamo iniziare a condizionare i muscoli e la coordinazione tra di essi per movimenti e posture corrette nell'ambito della ginnastica e della calistenica. Quindi si parte, immaginate di avere i glutei proprio cementificati, duri tutto il tempo, piedi vicini, glutei duri, bacino in retroversione. Da lì non li muovete, stanno lì i glutei tutto il tempo di questo esercizio, l'addome in compressione in chiusura, senza far gobbe. Lì stanno, braccia, le spalle non così, qui, braccia perpendicolari al corpo, chiudo l'addome e inizio, stringo forte, apro, anche quando apro forte, stringo forte, apro, stringo, apro, non faccio questo, stringo, apro, stringo, apro, stringo, apro, dopo che ne ho fatte 10 accelero il ritmo, stringo, apro, stringo, apro, stringo, apro, mi assicuro di tenere sempre le spalle dietro attaccate e basse, stringo, apro, dopo altre 10, più veloce ancora, stringo, apro, un po' vi formicolano un po' le mani e le spalle iniziano a far fatica, i glutei sono sempre contratti, non si muovono da lì, poi mi fermo, stringo bene e da qua delle rotazioni degli avambracci, quindi e giro il palmo completamente in alto, senza fare questo con le spalle, questo non è previsto, quindi giro, giro, anche qua tengo tre ritmi diversi, parto con un ritmo per 10 ripetizioni, poi accelero un po' e dopo altre 10 ancora di più, alla fine mi fermo qua una decina di secondi. In isometria, statico, e basta. Sciolgo, credetemi, alla fine vi vengono fuori una trentina di movimenti, pugno che si apre, palmo che si espande, pugno che si chiude, palmo che si espande. E una trentina perché cambi la velocità ogni 10 ripetizioni di rotazioni. E poi 10 secondi di isometria. E anche questo è fatto, quindi i tesi. Vediamo adesso come proseguire, perché ovviamente non è finito. Bene, adesso iniziamo con un lavoro specifico sull'addome. Ci sediamo, gambe tese, punte tese, mani appoggiate a terra, diciamo almeno in prossimità del ginocchio. Più vado avanti, più intenso. E cosa faccio? Con gli addominali, meno possibile con l'utilizzo delle gambe, che comunque vorranno fare la loro parte in questo esercizio, ma io devo cercare di lasciarle stare, elevo i piedi e non faccio mai toccare i talloni in questo modo. Uno, e non tocco. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci alla decima, resto su 10 secondi. Sette, cinque, quattro, 3, 2, 1, stop, questo è faticoso, fate una trentina di secondi di pausa e lo ripetete uguale, quindi due giri così,
Fatti questi due giri, una variazione sul tema, che è la seguente, simile ma non identica. Consiste nell'andare oltre a sollevare i piedi anche ad aprirli e chiuderli. Quindi, 10 volte viene fatto questo. Parto normale, su, 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 sempre un ombelico che va in dentro, su. E alla fine, isometria 10 secondi, anche qua. Quindi, abbiamo detto, due giri da 10 ripetizioni con 10 secondi di isometria finali del primo, questo, senza mai appoggiare i talloni a terra, e poi due giri del secondo, dove aprino, aperture e chiusure. E a questo punto credetemi che vi farà molto bene dopo fare questo, vi darà un gran sollievo, perché avrete un addome molto contratto in accorciamento. Vediamo adesso con un'ulteriore parte, siamo quasi alla fine del riscaldamento, pensate che bene. Ok, proseguiamo ragazzi, sempre addominali, nuca a terra, mento compresso in questo modo, la lombare si incolla al pavimento, l'ombelico va in dentro, l'addome è già in accorciamento, stacco i piedi, la barchetta, qui non passa neanche il proprio una corrente di cuore. Cosa faccio? Sì, l'ombelico che va in dentro, giù, scendo senza perdere la retroversione del bacino, su, giù, su, giù, ma non perdo mai la retroversione del bacino e non mi arco mai la schiena. 10 volte e alla decima mi fermo e sto in isometria 10 secondi. Se inarcate scendete di meno, è prioritario che non si inarchi la schiena, non si perda la retroversione del bacino, quindi se siete forti arrivate quasi a toccare terra, altrimenti siete forti lo stesso, migliorerete, vi fermate prima. Isometria finale vi dicevo 10 secondi, sempre con la testa lì. E anche questa è fatta, basta una serie di queste. Benissimo, proseguiamo. Ok, adesso isometrie in varie posizioni di plank con spinta bene via delle scapole. Allora, quindi mi metto in posizione, piedi uniti, bacino in retroversione. Prima posizione 10 secondi, semplicemente fermo qui. Posteriore i piedi in questo modo o così. Adesso siccome scivolo su questo pavimento li tengo così. 10 secondi, poi 10 secondi così. Dieci secondi con i gomiti che si uniscono, si avvicinano. E di nuovo 10 secondi in posizione di partenza. In un totale di 40 secondi, dove mantenete l'isometria dell'addome in plank, con i glutei contratti, il bacino in retroversione, e andate a cambiare il tipo di flessione del braccio. Subito dopo, cioè adesso, fate anche questo che è simile. Non è un'isometria, l'isometria ci vuole alla fine, però c'è tutto il tempo il controllo posturale della posizione. Questo. Stessa posizione di prima, se avete le scarpe così neanche se ne uscire così, anche meglio, da qua, uno, due, poi, uno, cambio, due, e siamo a quattro ripetizioni e poi di nuovo, uno, e due, e alla fine ci sono 16 secondi. E stop. L'addome in fiamme. Iniziamo proprio a essere pronti per lavorare. Ok, vediamo adesso come continuare. Ok, iniziamo con gli esercizi alle parallele alla sbarra, sempre in fase di warm up.
parallele, se le avete più alte ancora meglio, per riuscire a tenere il corpo teso. In questo caso per me è impossibile perché sono altissimo oltretutto. Comunque da qui su, bello dritto, scendo, io devo piegare per forza, e su, e su, su. Adesso ne faccio 6 e poi le ripetizioni vanno bene, comunque un riscaldamento, dopodiché subito punta pausa, vado alla barra e faccio delle torsioni con più prese in un'unica serie. La standard, larghezza spalle, con la posizione di chiusa che abbiamo tenuto per tutto il tempo, una, poi incrocio, solo una, due, poi incrocio entrambi, mantengo il corpo in tensione, tre, poi ritorno pian piano, alla presa standard. Stancante sì, ma non troppo. Molto attenzione, molta attenzione alla posizione. Glutei, addominali, giustamente Yuri in tutto lo stage ci ha fatti concentrare tantissimo su questi aspetti che abbiamo visto essere appunto fondamentali. Bene, proseguiamo. Allora, non ogni volta ce l'ha fatto fare, ma c'è stato un giorno in particolare dove ha dato molto focus a come fare la verticale per collegare bene appunto anche il corpo in ambito della coordinazione. Super serie di 30 secondi di sedia, sedia fantasma, sedia brutta, con la colonna ben appoggiata a terra, qui a terra, scusate, al muro, e stiamo, minuti tesi. Piacevoli momenti oltretutto. Scivolo un po', ma non importa. Ok, finiti i 30 secondi. Subito senza pause, in verticale a muro per 30 secondi. Giù più che posso e poi mi salgo senza inarcare la schiena. Adesso torno indietro per comodità della ripresa, vado giù, non inarco la schiena, tengo i glutei contratti, il bacino in retroversione, addome chiuso, vado giù e risalgo, una decina di volte. Secondo passaggio, dopo aver respirato per una ventina di secondi, cioè comunque non metteteci troppe pause, ci mettiamo a terra da plank con le punte tese, scapole in protrazione, rotoliamo e su e ritorno e su. Importante non inarcare la schiena e non fare questo con le spalle, sempre spingere via. Quando sono a pancia in su, infatti ho la posizione della barchetta.
avanti e indietro, anche questo almeno una decina di volte. Magari potete fare di questo 5 rotolando da una parte e 5 ritornando dall'altra, così avete una cosa simmetrica. Interessante per anche imparare un po' a coordinarsi. Poi immaginate sempre una corsia, lavoro sulle verticali, quindi braccia alte, gambe tese, su, mentre sono su, cambio storpiccio quando sono in alto. E ritorno, per capacità qui ci ha suggerito di farlo con la gamba con cui siamo più abituati a lavorare, poi liberi sei di farlo con entrambe. Io lo faccio con la gamba destra, quindi va meglio. Su. Bene, poi sempre su queste famigerate corsie, questo qua che è più carino, da qua vado su e giù, vado su e giù, quindi su e giù. Non devo inarcare la schiena come ho fatto nella prima ripetizione, devo mantenere comunque più una retroversione. Lo scopo non è andare in verticale, è abituarsi a una spinta di spalle con i deltoidi che si avvicinano alle orecchie e mantenere l'assetto corretto di blocco. Abituare anche il bacino appunto a non fare antiversioni scorrette. Bene, vediamo l'ultima parte. Bene, sempre insegnamenti appunto di Andrea, in questo caso un po' di verticalismo al muro per migliorare l'assetto e quindi poi anche il secondaggio per stare in verticale più tempo. Quindi si va su al muro, fin qua. Poi retroversione del bacino, spalle che spingono, piego e cerco di staccarmi. Ok. All'inizio, se non siete già espertissimi, come appunto nel mio caso che sto migliorando ma ho di strada da farne, vi appoggiate, trovate un po' l'assetto, poi lo trovate e cercate di memorizzare la posizione. Spalle che si attaccano bene, che spingono, bacino, solita retroversione, insomma l'avete capito. Fatelo da entrambe, con entrambe le gambe questo lavoro. Poi l'ultimo, che finalmente potete iniziare ad allenarvi dopo, pensate, vi siete scaldati. Mentre al contrario, se avete un compagno, ideale, perché vi dà lui le misure. Adesso io un pochino le ho memorizzate. Da qui. Stacco una gamba. E sto fermo. Poi cambio. Ok. Anche questo non c'è una quantità specifica di serie da fare. Io punterei almeno sulla decina di secondi di tenuta, anche 15, insomma, abbondare non fa male. E fate un 2-3 giri, insomma. Vi fa solo che bene. Dopodiché, ragazzi, seguendo il canale o venendo anche voi a uno dei bellissimi camp che organizza Yuri Keki, imparate tutto il resto. Noi cercheremo da Fitness Island col nostro canale YouTube Fitness Island Udine di trasferire il più possibile quello che impariamo, però la formazione è indispensabile per tutti, anche per chi lavora in questo settore, anzi soprattutto per chi lavora in questo settore. Quindi state sintonizzate e allenatevi. Ciao ragazzi.